chi ha del denaro da investire, e non sono certamente noi, magari altri, non si affida al primo che capita, ma cerca anche qualcuno che possa dargli qualche consiglio giusto e senza trovare della gente che ne approfitta. E solo dopo aver considerato bene i rischi e i profitti decide di magari comprare. La nostra vita è fatta così. Anche noi abbiamo delle azioni da mettere in pratica, delle azioni per far aumentare il nostro capitale, il capitale della nostra vita. E allora, mentre di fronte c'è chi ci consiglia da una parte le azioni di successo, di carriera, di denaro, di metterci in evidenza, di passare anche sugli altri, c'è anche chi, e la voce si fa sentire oggi, proprio noi che siamo qui, come Gesù, che parla ai discepoli, e in quello che viene chiamato anche le beatitudini, ma non è il discorso della pianura, mentre Matteo presenta Gesù che sale sul monte alla maniera di Mosè che dà la legge di Dio dal monte Sion, Luca presenta invece Gesù che scende dal monte verso il piano, verso ciascuno di noi, ma si rivolge, nonostante la grande moltitudine di gente che era venuta, lo toccava, cercava i miracoli, si rivolge in modo particolare proprio ai discepoli e dice: beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Tutto questo si collega anche con il Vangelo di domenica scorsa, quando dopo la pesca miracolosa il Vangelo dice che gli apostoli, dopo la chiamata, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, Luca mette molto in evidenza sovente proprio questo contrasto e questo fatto di lasciare tutto per seguirlo, e che noi siamo chiamati proprio anche a investire le nostre azioni fidandoci di Lui. Ed è questo il cammino, quello che hanno fatto i discepoli, i primi apostoli, i cristiani, è quello di lasciare tutto per mettere Lui al primo posto. Avessimo due vite, potremmo anche impegnare le cose da una parte e dall'altra, ma ne abbiamo una sola, e allora dobbiamo fidarci di chi invece veramente sa darci dei consigli giusti ed è morto per questi consigli, per queste indicazioni, e soprattutto perché ci ha creduto fino in fondo. È difficile trovare delle persone che ci diano, si muoiono per magari delle cose che non sono giuste fino in fondo, però ci possono essere. Ma Gesù è verso una strada giusta e da oltre 2000 anni continua a indicarci questa strada, e milioni di persone, miliardi di persone continuano a seguire la strada di Gesù. E se noi siamo qui è perché vogliamo anche cercare di camminare sulla strada che ci ha indicato Gesù, anche se tutto questo non è facile. Non è facile ascoltare quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, beati voi poveri, quando in realtà tutti dicono beati i ricchi, beati quelli che sono famosi, beati quelli che hanno i soldi per fare quello che vogliono, possono anche curarsi e fare quello che gli altri non possono, possono andare dove vogliono. E la nostra vita sembra proprio così: da una parte quelli che dico fortunati, quelli che stanno bene, hanno la salute, i soldi, fortunati quelli a cui non manca nulla, fortunati quelli che sono rispettati, onorati da tutti, quelli che sono famosi, ma invece Gesù dice beati voi, poveri. E il nostro disagio a volte è un po' lì: noi da una parte sentiamo beati i ricchi, dall'altra sentiamo anche da Gesù che dice guai ai ricchi, guai a voi che siete sazi. E noi ci domandiamo, ma è forse una colpa avere dei soldi magari ereditati o conquistati con un giusto e onesto lavoro? Il problema non è un problema economico, anche se è anche un problema economico, perché non sempre uno è distaccato da quello che ha, se ha qualcosa cerca di possederlo, di conservarlo, ma il problema è molto più profondo. Coloro che ascoltano Gesù devono mettere Gesù al primo posto, e questo è importante per tutti noi, è stato importante per i discepoli. È importante mettere Gesù al primo posto,
e non sempre, se noi abbiamo delle tante preoccupazioni materiali per avere sempre di più, e allora non sempre questo Gesù è al primo posto. A volte ci troviamo a fare delle scelte anche nella nostra vita. In chiesa la domenica sentiamo delle parole, poi nella nostra vita dobbiamo deciderci come essere più o meno onesti di fronte a tante persone che forse non lo sono. L'importante è quello veramente di essere dalla parte di Gesù Cristo, anche a volte a costo di sacrifici, di sofferenze, di dolore. E poi alla fine il Signore ci ripagherà, ma senza aspettare in futuro, oltre la morte, ma già in questa vita. Molte volte abbiamo già sperimentato che essere onesti, comportarsi bene, guardare le persone e prima delle cose, molte volte ripaga questo, anche se a volte passano anni. E le parole del Vangelo ci aiutano a comprendere che al di là del punto economico, dalla parte economica, c'è qualcosa di molto diverso, molto più importante, che va oltre questa vita. E allora Gesù ci rivolge questo messaggio di speranza di fronte a un mondo dove vanno come spettacolo i più ricchi, oppure i più poveri, che diventano anche purtroppo uno spettacolo. Noi chiediamo veramente di essere anche noi dalla parte di Gesù, e dalla parte di Gesù è quella della parte degli ultimi. Vogliamo fare in maniera che tutta la nostra vita consista nel darci totalmente al Signore. Il Papa Francesco, commentando questo brano di Vangelo, dice: «Fratelli e sorelle, sono molti infatti anche ai nostri giorni quelli che si propongono come dispensatori di felicità, vengono e promettono successo in brevi tempi, tanti guadagni a portata di mano, soluzione magica ad ogni problema e così via. Ed è facile accorgersi che nel peccato contro il primo comandamento c'è l'idolatria, l'idolatria di qualcosa a cui noi vogliamo arrivare, l'idolatria di qualcosa che non vale la pena. Per questo Gesù ci apre gli occhi, siamo chiamati alla felicità, beati vuol dire felici, e noi sovente nell'Antico Testamento, ma anche nel Vangelo, ci sono queste beatitudini, non solo quelle scritte qui: beata colei che ha creduto, rivolgendosi proprio a Maria, la madre di Gesù, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ecco, la beatitudine vuol dire la felicità. Potremmo dire fortunati, ma è brutto. Potremmo dire invece Dio ama in modo particolare e rende felice quelli che si fidano di Lui. E le beatitudini quindi sono un messaggio decisivo che ci aiuta a fare un cammino, ad andare al di là, dice ancora il Papa, dei venditori di fumo, che sono tante volte venditori di morte, di professionisti dell'illusione, incapaci di darci speranza. E con la parola allora del Signore noi vogliamo ascoltare veramente il Signore Gesù in questo cammino, un cammino che a volte non è facile, un cammino però che a volte, quando riesce, veramente è qualcosa di bello e di esemplare. Non pensiamo solo ai santi, i santi quelli famosi sull'altare, pensiamo a tante persone anche che noi abbiamo conosciuto. È un cammino a volte con difficoltà, ma poi alla fine porta i frutti. E voglio veramente ringraziare il Signore per la presenza anche di questa famiglia e ricordare a tutti questo cammino anche familiare, che può essere un cammino breve o lungo, ma deve essere sempre un cammino davanti al Signore, con tutte le difficoltà, con tutti i problemi che comporta. E vorrei terminare con una frase di San Filippo Neri. San Filippo Neri, sapete che è colui che ha inventato l'oratorio, oratorio nel senso di luogo di preghiera, e si interessa dei ragazzi e delle ragazze di Roma, quelli del 1500, più abbandonati. Aveva rifiutato la porpora di vescovo e di cardinale perché lui voleva stare con i ragazzi. E un giorno San Filippo Neri diceva ai ragazzi: «Miei cari, ho da dirvi una cosa bella, e se voi state attenti». Dica padre Filippo, dicevano i ragazzi. Ebbene, vi dirò che al mondo vi sono molti pazzi e molti furbi. I furbi sono quelli che ragionano come Gesù, i pazzi sono quelli che non vogliono ragionare come Gesù. Forse oggi invece la gente dice tutto il contrario.